Nella scorsa stagione, a questo punto del torneo, avevamo subito di più, ma nonostante ciò, anche in virtù di più gol realizzati e più punti ottenuti, la classifica ci sorrideva. Non bisogna creare allarmismi perché il campionato è lungo e quindi c'è tutto il tempo necessario per recuperare. L'importante è che i ragazzi abbiano compreso che bisogna essere più concentrati e cattivi in fase di finalizzazione, in modo tale da non buttare alle ortiche e sprecare di conseguenza le innumerevoli palle gol create. Le occasioni di Livorno non realizzate hanno compromesso una bella prova, allo stesso tempo comunque hanno palesato notevoli miglioramenti da parte della squadra in fase di impostazione nel creare tante palle gol. Non crediamo assolutamente che una prova come quella al Picchi possa ripetersi sempre con lo stesso finale. Se il team pitagorico, così come asserisce anche Raffaele Maiello, uno dei più continui e nonostante la giovane età più esperti del team rossoblù, riesce a creare tanto, prima o poi avrà riscontro anche nei risultati. Raffaele, è una partita importantissima con il Pescara, una squadra che ha bisogno di far punti come così il Crotone. Sì, una partita molto importante quella di domenica, soprattutto noi dobbiamo cercare in tutti i modi di fare risultato, anzi di ottenere la vittoria, perché fino adesso abbiamo fatto fatica in casa, quindi una vittoria poi soprattutto per il nostro morale, perché dopo la sconfitta di Livorno dove non meritavi, speriamo che venga subito questa vittoria domenica. Con Maiello, Ciano, Galardo se giocherà, De Giorgio, Dezzi se giocherà, c'è bisogno di dare ancora maggiore impegno per far sì che questi giovani finalmente capiscano cosa significhi giocare in Serie B? Sono alle loro prime esperienze? Sì, ma penso che già stanno dimostrando di poterci stare, soprattutto all'inizio. Tanti di loro non avevano mai fatto la Serie B e lavoriamo per questo, lavoriamo sempre per migliorarci, quindi stiamo migliorando partita per partita e su questo non c'è dubbio. Che Pescara vi aspettate? Ma un Pescara sicuramente con, soprattutto dopo la vittoria che ha fatto sabato scorso, motivato, una buona squadra, gioca un ottimo calcio. Ma da quest'altra parte sicuramente ci deve essere un Crotone ancora più motivato, soprattutto dopo la sconfitta di Livorno che non meritavamo. Sicuramente sarà una bella partita perché si incontreranno due squadre giovani che piace giocare e speriamo veramente di portare tre punti. Il Pescara sa che Crotone affronterà domenica pomeriggio, bisogna stare anche attenti a questo. Sì. Sicuramente come noi studiamo gli avversari, loro studieranno, hanno studiato noi, no? Quindi avranno visto la partita di Livorno. Come ho detto prima, noi dobbiamo pensare a noi stessi, perché se continuiamo su questa strada, imponendo il nostro gioco come abbiamo fatto a Livorno, i risultati arriveranno. In bocca al lupo. Crepi.